e ridurre un qualunque essere umano oggetto di manipolazione e di sperimentazione, travalicando la sua volontà, vuol dire semplicemente reificarlo. È così che lo Stato si appropria manu militari dei suoi sudditi in erba. L'arma vincente per evitare disertori è la minaccia della morte civile e dell'esclusione del gruppo dei pari. E si sa bene quanto la pressione del gruppo abbia il potere di conformare fino a intimamente persuadere, soprattutto chi, come un adolescente, fisiologicamente ha bisogno del gruppo per via via identificare se stesso e per sbalzare fuori dal gruppo la propria personalità. È chiaro poi come tutta questa operazione incida in modo molto diverso sulle diverse fasce di età, perché i piccoli che sono nati dentro questo film saranno irrimediabilmente condizionati dalla sceneggiatura in modo diretto o indiretto, per esempio attraverso la frequentazione di coetanei già resettati. E del resto da tempo ormai i bambini sono considerati cyborg e come tali scrutati nel loro contegno a scuola in applicazione dei criteri enumerati in un surreale libretto di istruzioni. Cioè, in sostanza, bisogna dire se funzionano o se non funzionano, come delle macchinette. Notare che la prima fase della valutazione si chiama diagnostica e orientativa. Diagnostica e orientativa, già questo la dice lunga. E sulle griglie di valutazione si apre un mondo che meriterebbe davvero una riflessione a sé, ma qui basti dire che nella scuola primaria, cioè le elementari, raggiungere il livello avanzato, che sarebbe quello che una volta era il voto più alto, ora i voti non ci sono più, significa innanzitutto, come primo requisito assolto, che l'alunno abbia interiorizzato il valore di norme e regole. Oppure ancora, per la valutazione dei bambini dell'asilo, si parla di 3-5 anni, in educazione civica, si considerano le competenze raggiunte sulla raccolta differenziata, sul rispetto delle regole sanitarie, appunto, sulla conoscenza delle parti del PC e della loro funzionalità e sulla conoscenza degli emoticon. Non è uno scherzo. Per i più grandi, quelli che conservano negli occhi e nel cuore la nostalgia più o meno nitida del passato, beh, tutto dipende dall'indole di ciascuno e dalla capacità di elaborare la pressione continua di regole e di intimidazioni, che è un'impresa titanica per ciascuno di loro, che implica una vera e propria battaglia interiore, in primo luogo appunto interiore e poi verso l'esterno, una battaglia che vede confliggere da un lato una normale e sana propensione alla spontaneità dei comportamenti e dall'altro il rispetto richiesto a imposizioni disumanizzanti che spesso sono inasprite dal rigore gratuito del funzionario di turno che è inebriato dalla sua fettina di potere. È una battaglia innaturale alla quale li si costringe con un cinismo mai sperimentato prima, ponendoli oltretutto forzatamente gli uni contro gli altri e gravandoli di una responsabilità che non appartiene loro. Sappiamo bene che molti insegnanti, i primissimi giorni di scuola, hanno ritenuto una priorità separare subito i buoni dai cattivi in base ai nuovi parametri sociali, chiedendo brutalmente per alzata di mano, oppure in modo obliquo, con ricorso a qualche ridicolo espediente, chi fosse vaccinato e chi no. È vero che costoro sono stati in qualche modo legittimati in questa caccia all'untore da alcune improvvide esternazioni del Ministero che hanno rappresentato una vera e propria istigazione alla pratica della discriminazione e alla violazione della riservatezza. Basti pensare alla direttiva sulle mascherine in aula. Il Ministro Bianchi ha detto: dove ci sono classi di completamente vaccinati si può tornare a sorridere insieme. Che tradotto significa la mascherina è un supplizio che vi abbiamo inflitto, ma ora vi elargiamo l'antidoto e chi non lo accetterà questo antidoto sarà ritenuto responsabile del perpetuarsi del supplizio altrui. Oppure basti pensare al regime del rientro a scuola in caso di quarantena con modalità e termini differenti a seconda che lo studente sia o non sia vaccinato. Cioè al riparo da queste levate di ingegno del Ministero gli insegnanti zeloti si sono sentiti autorizzati, anzi addirittura sollecitati a stanare subito i reprobi, a identificarli coram populo, a esporli al pubblico ludibrio, a dispetto delle ragioni di una scelta che può avere mille ragioni e tutte parimenti legittime. Dopo il danno, che evidentemente è un danno irreversibile,
C'è stata anche la beffa, perché a fine settembre è intervenuta una circolare a proclamare, sentite, l'illegittimità di iniziative finalizzate all'acquisizione di informazioni sullo stato vaccinale al fine di prevenire eventuali effetti discriminatori. Questo quando ormai la conta delle due squadre, quella delle brave personcine e quella dei subumani, era fatta irrimediabilmente. E poi si sa che dalla discriminazione alla persecuzione il passo è breve. Ora, è evidente come lo stress di chi non si presti all'osservanza cadaverica delle regole di questo allucinato e isterico gioco di società diventi tanto più sopportabile in quanto uno si senta meno solo. E spesso basta poco, basta un amico, basta un insegnante per convertire questo stress in orgoglio di pensare e di agire in autonomia, cioè al di fuori dell'imbecillità di gregge. In questo sforzo la parte più dura ce l'hanno i liceali, cioè i cosiddetti teenager, di 14-19 anni, perché sono ancora nel recinto delle classi, noi dentro le maglie di un sistema scolastico che troppo spesso, l'abbiamo visto, pratica l'apartheid con sussiego moralista ed anche con un malcelato sadismo, ma sono privi di quell'emancipazione relativa alla libertà di movimento che l'esperienza universitaria concede. E a proposito di università, qui abbiamo assistito, credo io, a una specie di miracolo. È uscita allo scoperto un pezzo di gioventù che è rimasta stupendamente impermeabile alle frottole imposte in anni di martellamento ideologico ed è rimasta indenne al conformismo mortificante e mostrificante che l'hanno imposto. Il merito va probabilmente anche a quei maestri che ancora qua e là sono presenti nella nostra scuola e che secondo me appartengono a una specie eroica in via di estinzione. È come se fosse stata accesa una miccia, l'ha accesa una studentessa di Siena che si chiama Veronica Duranti ed è divampato il fuoco della dissidenza che poi si è propagato, quasi fosse come già pronto il materiale infiammabile e ha fatto emergere un fronte altro, fiero, non asservito, che si è posto espressamente contro certe aberrazioni, senza paura di esprimersi con l'intransigenza necessaria quando la posta in gioco è così alta. Rivendicano, in questo li cito, l'habeas corpus e l'habeas mentem, clamorosamente calpestati nel tempo di tutte le libertà. È come se la fuffa e le menzogne fossero scivolati addosso a questi ragazzi e li avessero lasciati miracolosamente integri, lucidi, ardimentosi anche. Si tratta certo di una minoranza, ma è possibile che il nitore ideale che li muove risulti attraente, contagioso, sì, verso chi in prima battuta magari abbia obbedito un po' per inerzia alle prescrizioni della sedicente autorità. È possibile che in questa gioventù tradita si metta in moto qualcosa di quiescente che può chiamarsi logica, ragione, orgoglio e che l'onda anomala si autoalimenti. E un movimento finalmente spontaneo, finalmente ispirato, prenda la scena alle masse amorfe di giovanotti eterodiretti, svogliati e scioperanti cui eravamo abituati fino a ieri, quelli trainati a peso morto da improbabili figurine sintetiche, pensate per funzionare un po' come una carta moschicida a beneficio dell'agenda. È possibile persino che torni di moda l'atto di pensare, la trasgressione, no? Quella buona, quella nutrita di consapevolezza e di intelligenza delle cose. E in ogni caso abbiamo la prova provata che la gioventù non è solo quella spiaggiata sul divano di Netflix e quella stordita dal beverone precotto che le viene somministrato a scuola. La cosa interessante che questi ragazzi hanno fatto impietosamente venire a galla, di cui si sono ben accorti, è proprio la paradossale vacuità dei mantra che sono stati propinati loro lungo tutto l'arco della carriera scolastica. L'inclusione, la lotta alla discriminazione, al bullismo, all'odio, e per non dimenticare con tutto l'arsenale di giornate della memoria, conferenze, viaggi studio, cerimonie. Uno spiegamento immane di forze e di risorse, ma che è servito per arrivare fino qui, a vedere allestito dalla sera alla mattina un lager planetario con un reticolato invisibile, ma neanche tanto, a maglie sempre più strette, che preclude spazi e beni pubblici e non conformi,
che impedisce loro lo studio e il lavoro, fonti del sostentamento fisico e del nutrimento intellettuale. È una riedizione a pieno titolo dell'universo concentrazionario, dove la potenza di fuoco, l'estensione senza confini territoriali della biotecnologia, rende sempre più penetrante il controllo fisico e mentale. È in atto una pulizia etnica su base psichica e sanitaria, e il bello è che la conducono baldanzosi quelli che della tolleranza hanno fatto il loro feticcio definitivo. Questo fermento significa che non tutti, per grazia di Dio, hanno recepito la lezioncina sulla resilienza, che è un'altra delle parole d'ordine del nuovo civismo di maniera, che fino a poco tempo fa indicava, dal latino resilio, che significa salto indietro, rimbalzo, una proprietà dei materiali, cioè la loro capacità di assorbire un urto senza rompersi. Ma poi, siccome suonava tanto bene, è stata martellata ovunque a significare, in senso traslato, l'attitudine di un individuo e di una comunità di adattarsi a una condizione negativa o traumatica senza opporre resistenza. È un termine che permette a chi lo usa di darsi un tono di elevazione culturale a buon mercato, esentandosi anche dall'onere del ragionamento, mentre gli fornisce anche la patente di bella persona al passo con i tempi. Ma si sbaglierebbe a liquidarlo come mero fenomeno di folklore linguistico, perché in realtà ha una funzione più subdola, che è quella di convincere la gente che la virtù risiede nel saper sviluppare un indefinito spirito di adattamento, in modo che lo sforzo sia rivolto sempre e solo verso se stessi. Cioè non deve essere contemplata l'opzione di contrastare o di superare un cambiamento, nemmeno quando questo si fondi su un evidente sopruso. La resilienza, insomma, è un peana allo status quo. E poi c'è... c'è il paradosso della discriminazione, no? Il galateo antidiscriminatorio che ci hanno ossessivamente impartito è quello, per intendersi, che prescrive di sostituire le desinenze maschile e femminile con un asterisco, o che non esita a depurare lemmi di un lessico secolare, che persino vorrebbe impedire la trasmissione di capolavori del nostro patrimonio culturale, artistico, letterario, semplicemente perché d'improvviso certe cose normali e vere, belle, devono essere percepite come discriminatorie a forza. È lo stesso galateo che impone di monitorare con occhiuto rigore gli atteggiamenti, attenzione, anche atteggiamenti interiori, pretesamente omofobici, transfobici, razzisti, montati come la panna da un'informazione drogata e distorta. Eppure l'armamentario, già da tempo schierato ovunque sotto lo stendardo della non discriminazione, fa clamorosamente cilecca davanti all'apartheid disinvoltamente praticato ai danni di quanti osino coltivare opinioni non allineate sui temi legati all'emergenza, oppure semplicemente si pongano qualche domanda di quelle proibite. A questi si può tranquillamente augurare di finire ridotti in poltiglia verde, per esempio. Ma perché questo? Discriminazione e non discriminazione sono tra le formule più usate e abusate come grimaldello di lotta politica per inoculare nelle masse una prospettiva funzionale all'ideologia di turno. Invocare la discriminazione, in sostanza, serve a cosa? A fondare una rivendicazione di egualitarismo forzato, cioè a rendere forzosamente uguali diversità oggettive, reali, insuperabili anche, ma soggettivamente percepite come svantaggiose. E quindi a promuovere, su questa base, un corrispondente intervento rieducativo sulla collettività. E allora in questo senso diventa discriminatoria quella realtà che non garantisce al soggetto una soddisfazione adeguata alle proprie aspirazioni personali, però attenzione, sempre purché trovi sponda nei modelli inseguiti dalla propaganda. Faccio un paio di esempi per capirci. Allora, mio figlio, piccolo, dodicenne, appassionato di motori, pretende di guidare l'auto e si sente discriminato a non avere la patente.
Secondo esempio, la coppia monosessuale si sente discriminata per non essere in grado di avere un figlio e rivendica il diritto a possederlo. Beh, nel primo caso la patente e l'auto a mio figlio dodicenne non gliela darà nessuno, e per fortuna, dico io. Nel secondo caso, grazie all'imponente mistificazione indotta per via mediatica nel nome della non discriminazione, i pretendenti avranno modo di aggiudicarsi una creatura da compagnia, prodotta alla bisogna, così diventando genitori finti di incolpevoli esseri umani veri, cosificati per capriccio, arbitrio, prevaricazione altrui.